Gianni Colacione per Libri.tv, siamo in compagnia di Massimiliano Iervolino, radicale, autore di un libro, stiamo proprio in tema per questo reportage sulla questione rifiuti, Malagrotta e Monte dell'Ortaccio, un libro che parla proprio di Malagrotta, in qualche modo tutta la storia. Ecco, parliamo un pochino di questo libro e soprattutto poi ti volevo chiedere com'era lo stato dell'arte, tra virgolette, della questione rifiuti a Roma, calcolando che c'è appunto, noi abbiamo sentito anche degli abitanti della zona di Monte dell'Ortaccio che stanno combattendo contro questa nuova discarica che si dovrebbe aprire lì. Allora, il libro si chiama Roma, la guerra dei rifiuti. È un mio secondo manoscritto, il primo l'ho scritto insieme alla giornalista Paola Alaggia e si intitola Con le mani nella monnezza, dove abbiamo fatto un po' la storia di quella che è stata per tanti anni la discarica di Malagrotta. Quindi abbiamo messo sotto la lente d'ingrandimento tutte le mancanze delle amministrazioni sia comunali che regionali che si sono succedute negli ultimi 15-20 anni. Questo secondo libro, Roma, la guerra dei rifiuti, invece analizza gli ultimi due anni, parte dalla riapertura della procedura di infrazione su Malagrotta e quindi racconta della ricerca della nuova discarica per chiudere quella dei Malio Cerroni. In questo periodo c'è stata una vera e propria guerra, lo dice il titolo, c'è stata una guerra per accaparrarsi il ricco business che c'è dietro lo smaltimento. Da una parte, almeno per quanto riguarda il periodo che è stato governato dall'ex commissario Giuseppe Pecoraro, da una parte c'era la Regione Lazio e il Comune di Roma che volevano una loro discarica e dall'altra c'era e c'è il padron di Malagrotta che gestisce da oltre 30 anni l'invaso più grande d'Europa. Questa guerra è finita nel momento in cui è intervenuto il governo Monti con le dimissioni di Pecoraro e da allora con la nomina di Sottile si sta cercando un armistizio tra la parte pubblica e la parte privata per trovare un nuovo invaso e per gestirlo e quindi per accaparrarsi il business che c'è dietro ai rifiuti di Roma. La vera questione è una, la vera questione è che tutta questa battaglia che tanti territori hanno vissuto sulla propria pelle è avvenuta al di fuori delle norme e delle leggi. Perché dico questo? Perché una discarica, così come vorrebbe l'Europa, ma anche la legislazione italiana, dovrebbe essere residuale, cioè solo poche tonnellate di rifiuti dovrebbero andare a finire negli invasi. Invece a Roma, ma anche nel Lazio, la stragrande maggioranza dei rifiuti prodotti va a finire in discarica e questo è un comportamento illegale. Faccio un esempio. A Roma si producono ogni anno circa 1.800.000 tonnellate di rifiuti. Circa il 70-80% di questi rifiuti vanno a finire nella discarica di Malagrotta, con un aggravante non da poco conto, che praticamente non vengono neanche trattati. Che vuol dire questo? Che vengono presi dai cassonetti e vengono così come sono buttati all'interno della discarica. Questo che cosa comporta? Comporta che c'è un inquinamento perché il rifiuto non trattato produce percolato, produce odori nauseabondi e produce gas nocivi. È per questo che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione che rischia di far pagare agli italiani multe salatissime, perché è dal 1999 che esiste una direttiva che vieta il conferimento di rifiuti non trattati. Questa direttiva a Roma non è stata mai rispettata. Attraverso deroghe, e questa è la parolina magica che ha inguaiato questa città per quanto riguarda i rifiuti, attraverso deroghe noi abbiamo potuto continuare a buttare tal quale
inquinando una zona di Roma, che è quella della Valle Careria. Ora siamo arrivati a un punto limite perché la Commissione Europea ha detto finalmente basta, però abbiamo anche tanti problemi che non sono mai stati risolti in questi anni, perché la raccolta differenziata è al palo. Faccio solo un esempio: le normative e le leggi dicono che entro il 2012, cioè ieri, dovevamo stare al 65%, oggi invece stiamo per Roma intorno al 30% e per il Lazio al di sotto del 20%. Non abbiamo un funzionamento reale degli impianti che dovrebbero trattare i rifiuti, e poi abbiamo un caos totale perché le leggi non sono in materia, non sono mai state rispettate, quindi giustamente i cittadini non si fidano di chi dovrebbe far rispettare queste leggi, e quindi ogni zona di Roma o al di fuori di Roma che viene segnalata come possibile discarica non fa altro che suscitare le rivolte dei cittadini del luogo. Però in questo caso, diciamo, candidata come zona è stata appunto i Monti dell'Ortaccio, che sta a poche centinaia di metri dalla vecchia discarica di Malagrotta, peraltro zona che è già gravata da una raffineria, insomma da un punto di vista ambientale è già stata abbastanza offesa. Ovviamente le comunità di abitanti che stanno sopra, insomma, verrebbero in qualche modo a subire un'ulteriore offesa anche alla loro salute, un attacco anche alla loro salute. Ecco, ricordiamo a chi ci vede e chi ci ascolta che nella Valle Careria non esiste solo la discarica più grande d'Europa, c'è un inceneritore, ci sono due impianti di trattamento meccanico e biologico, c'è una raffineria, c'è un inceneritore per i rifiuti ospedalieri, c'è un deposito dei carburanti, ci sono diverse cave, quindi è una zona fortemente antropizzata. Per lo più nel 2012 sono usciti due studi scientifici, quindi non fatti da ambientalisti senza se e senza ma, due studi fatti dall'ISPRA, uno dall'ISPRA che certifica che quella zona è altamente inquinata, e un altro studio, un'analisi epidemiologica dell'ASL Roma E, che certifica anche in questo caso che in quella zona di Roma, nel quadrante ovest, si muore con una percentuale maggiore rispetto ad altre zone di Roma. Ora, accanirsi in quella zona è qualcosa di scandaloso, anche perché quella zona andrebbe bonificata, perché Malagrotta non esiste da 5 anni, da 10 anni, da 15 anni, esiste da circa 37 anni e, come dice il proprietario Mario Cerroni, all'interno di quella discarica sono stati smaltiti oltre 40 milioni di tonnellate di rifiuti, con l'aggravante, come ho detto prima, che non sono rifiuti trattati ma sono rifiuti tal quale. Quindi ancora insistere su quella zona è un qualcosa veramente di scandaloso. Tutti hanno in mente l'Ilva di Taranto e tutto quello che è successo, ma c'è anche una parte di Roma che è inquinata, infetta, che andrebbe bonificata, invece noi continuiamo a voler insistere a mettere delle discariche lì. Poi il discorso è molto più ampio, nel senso che una maxi discarica non è più accettabile. Qui non si fa demagogia, qui si chiede semplicemente il rispetto delle leggi, quindi della normativa. La normativa dice riduzione dei rifiuti, riciclo, recupero di materia, recupero di energia e solo alla fine smaltimento. Noi chiediamo quello, basta deroghe, basta proroghe di Malagrotta, ma rispetto della legge. E un'ultima cosa, io so che tu in qualche modo hai collaborato anche con i consiglieri regionali che sono stati Rosso Di Vita e Rocco Berardo. Da parte delle forze politiche che erano appunto costituivano questo consiglio regionale, appunto, ci sono stati, diciamo, qualcuno che si è reso un po' più sensibile a questa vicenda o sono stati tutti complici? Anche perché poi adesso appunto ci saranno poi delle elezioni, sono tutti quanti allo sbando e quindi per il futuro queste persone si possono rivolgere? Grazie della bella domanda, anche perché mi dà modo di fare un po' di chiarezza, nel senso che io ho partecipato a molte manifestazioni
di comitati cittadini che protestavano contro la discarica, non solo a Monti dell'Ortaccio ma anche a Riano, anche a Corcolle e anche in altri posti. Io ho visto con i miei occhi bandiere di vari partiti partecipare a queste manifestazioni, quelle stesse forze politiche che hanno creato il disastro, perché Malagrotta, come ho detto prima, non esiste da 2 anni, quindi la colpa non è solo della Polverini o di Alemanno, ma esiste da tantissimi anni, e quindi tutte quelle forze politiche che hanno governato in questo lungo periodo o la Regione Lazio o il Comune di Roma, e mi riferisco a giunte di centrodestra e giunte di centrosinistra, hanno chi più chi meno la loro colpa. Purtroppo questa verità, perché io sfido chiunque a dire il contrario, questa verità non è di dominio pubblico. Tutti si occupano della questione Malagrotta, specialmente sotto campagna elettorale, figuriamoci, tutti sono ipersensibili a questa questione. Peccato che quando passano dall'opposizione alla maggioranza non fanno altro che dare continuità a quello che è il disastro della gestione dei rifiuti a Roma. Ringraziamo Massimiliano Iervolino.